E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti al WC a luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare, cominciare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta, no, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il barone Ashura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel Grande Fratello. Il video che mi fanno mentre lecco un urinale è cliccato più del video ufficiale della mia label. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici ma molti meno, mi danno affetto ma poi mi affettano come demon. Tu è due ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla ogni due minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho due minuti. Assessori collettivi, sindacati, giornalisti, passo un giorno i miei testicoli non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico, perché non capisco. Oh, non vi interessano le note che...